Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il tamburo nero al 130, nuova arma del set black metal. Ricaricare riduce di 12,5% la tua salute attuale. Al prossimo nemico colpito infliggi da 29 a 132 di danno base a seconda della tua percentuale di salute mancante, in un raggio di 0,75 unità. Quindi questa perk come funziona? Innanzitutto, quando andremo a ricaricare il nostro caricatore, è come se ci infliggesse danno. Questo perché? Perché a seconda della percentuale della nostra vita mancante, aumenta il nostro danno. Sono andato a percarlo con una perk di livello critico, una perk di danni critici, elemento fuoco oppure si può mettere in fisico, quindi io ho optato per l'elemento fuoco, la perk di danno e come ultima perk, come potete vedere, abbiamo una scelta leggermente varia rispetto alle altre armi. Aggiunge fino all'80% di danni bonus in base alla percentuale della tua salute mancante. Quindi su quest'arma abbiamo due perk che funzionano in base alla nostra vita, o meglio in base alla percentuale di salute mancante, e cercheremo di sfruttare questo tamburo nero al massimo, vedremo il suo massimo potenziale. Prima di cominciare col gameplay vi chiedo solamente di lasciare un bel like, di solito lo chiedo sempre alla fine dei video, questa volta lo chiederò all'inizio. La prima cosa che notiamo su questo pompa è l'ampiezza del nostro mirino, ciò significa che ci toccherà usarlo da distanza molto ravvicinata, ma allo stesso tempo... Guardate un colpo quanti colpi in realtà spara. Sono almeno una quindicina di colpi. Il colpo in sé consuma solamente due colpi, quindi non ne consuma 15. E ne spara veramente tanti. Cosa significa ciò? Significa che sarà possibile uccidere zombie di gruppo, così come è possibile farlo col pulsar, col woofer, con lo shot staccato. In sostanza mi sto andando a creare il mio pompa killer di fuoco. Come vi dicevo, comunque vi basterà finire il caricatore e appunto prenderete danno. In questo caso il danno comunque varia in base alla percentuale di vita che voi avete. Ciò vuol dire che non prenderete sempre la stessa quantità di danno. Come vedete ora ho preso solamente 1500 di danno inflitto, mentre prima al primo colpo mi ha inflitto quasi 69.000. E come vedete poi una volta arrivati a poca vita ci shotteranno con un colpo, raga, perché comunque è meno male che il pompa ricarica lentamente, perché avendo questa perk sulla R la vedo molto più difficile. Ecco, sulla R infatti ho preferito tenere quella che funziona su impatto e respinta. In sostanza cerco di attivarle queste perk, sì, ma neanche troppo, ecco. Comunque, considerando il fatto che abbiamo già tanti pompa di fuoco, considerando che abbiamo il fuoco drago, abbiamo il potere del drago, abbiamo quelle armi lì, sinceramente mi aspettavo che quest'arma si potesse cambiare l'elemento. In sostanza avere un altro pompa di fuoco un po' mi triggera, però fa niente. In questo caso quest'arma mi sembra veramente forte. So che per molti le perche che levano la vita potrebbero essere un impiccio, nel senso che anch'io sono uno a cui dà fastidio. Per esempio avere meno vita, essere lì a dovermi farmi colpire dagli zombie, oppure buttarmi giù dalla scala, insomma, avere quella piccola quantità di vita in meno a me triggera molto. Penso di non essere l'unico, anzi, credo proprio di non essere l'unico, però allo stesso tempo questo pompa mi sembra avere un potenziale veramente elevato. Potrebbe diventare il mio primario pompa di fuoco. Questo perché? Perché il fuoco drago, il potere del drago, tutti gli altri pompa che sono settati su fuoco, comunque non raggiungono la sua potenza. Ovvio potrei usare il pulsar 9000, ma quell'energia e quella è un'arma universale ormai a parer mio. È un altro discorso. Comunque dopo averlo provato un po', posso dire che mi trovo parecchio bene con questo pompa, a differenza di quello che mi è stato detto, nel senso che ho sentito parecchie critiche per quanto riguarda già queste nuove armi, e questo dimostra il fatto che comunque ogni cosa va provata da sé, ogni arma, ogni progetto va visto con i propri occhi. Tell me what to do.
Comunque, pur usandolo in una zona abbastanza alta, ha dato dimostrazione della sua utilità. In questa ripara rifugio, dove continua a arrivare uno smasher dietro l'altro, un po' fisici, un po' di natura, con questo pompa raga sono riuscito a tenere a bada praticamente a quasi tutti gli smasher. Ha veramente tantissimo potenziale, in più ha una comodità veramente esagerata. Non sarà il pompa più forte del gioco, raga, non sarà il pompa più comodo del gioco e non sarà il pompa più utile del gioco, ma sinceramente è un ottimo pompa. Non vedo il motivo di discriminarlo. Semplicemente queste armi passano in secondo piano perché secondo me con le armi fantascientifiche, con le armi sonore, specialmente i pompa sonori con quali Pulsar, abbiamo già elencato tutti i vari nomi prima. Comunque queste armi qua finiscono un po' in secondo piano rispetto a quelle altre armi, posso anche capirlo, ormai il gioco ha praticamente un altro meta. Però come potete vedere riusciamo a utilizzarlo anche in una zona elevata. Io ci tengo molto a sapere anche la vostra opinione, raga. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento anche voi cosa ne pensate. Lo sapete che vi leggo sempre tutti. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi. Noi ricordate che ci vediamo domani. Bella bella! Hey there, stealth mode is...